Paolo, l'unica cosa positiva di questa sconfitta a Sestri Levante è il tuo ritorno definitivo in categoria in una partita ufficiale. Raccontaci quanto sei contento. No, sono contentissimo, purtroppo non me la riesco a godere appieno perché comunque sia è più importante il risultato per me della mia squadra che il risultato personale. Sono contento, non posso dire di no, però ecco, c'è questa macchia del risultato che non mi va giù, quindi non riesco a godermela appieno. Come ti senti dopo questi primi 20 minuti in categoria? Avevi già giocato praticamente 2 ore nella Juniores segnando addirittura 3 reti. Mi sento bene, la strada è lunga, c'è ancora da migliorare, però le sensazioni sono state positive, sono state buone. Cosa pensi che abbia sbagliato la squadra prendendo questo gol all'ultimo e tornando, diciamo così, sconfitta a Massa? C'è stato purtroppo, secondo me, un calo d'attenzione nel momento più importante, subito dopo l'espulsione di Giovanni, che no, secondo me non si è riusciti a gestirlo. E una squadra come la Massese non si può permettere, una squadra che deve vincere il campionato non si può permettere certe sbavature, perché sono dettagli che fanno la differenza alla lunga. Un giocatore di esperienza come te si sarà accorto, insomma, delle difficoltà della Massese ad andare a, non solo a rete, ad andare proprio in area, in porta. Oggi non sono alibi, per carità, però non era facile. Loro si sono chiusi per molto tempo nella loro metà campo, difendevano con tutti gli effettivi, con tutta la squadra, e non era facile. In un campo piccolo e stretto così non è mai facile. Secondo me spesso chi la sblocca riesce a portarla a casa, e purtroppo è andata male. Quando pensi di poter gonfiare la rete per la prima volta dopo la tua lunga assenza? Chiaramente spero presto, però è importante che la squadra vinca, poi che io faccia gol o no, non importa davvero. Facciamo una promessa a quei ragazzi che sono venuti anche oggi, hanno seguito la Massese nonostante questo freddo pungente. La promessa è il fatto che daremo l'anima per la maglia, per la città, per la squadra, per loro e per noi, perché se lo meritano e perché la Massese merita altre categorie. Grazie. Grazie a te.